Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi siamo ben lungi a me ricordarmelo. Siamo precisamente l'11 aprile del 2013, naturalmente. Ore locali all'incirca, ve lo posso dire subito, ragazzi. Mi assento, guardo un attimino la televisione. La televisione mi dice che sono le 10 e tre quarti. Logicamente io mi guardo le lezioni di filosofia di noti teologi della Chiesa cristiana e logicamente ho preso subito spunto e risalto di quello che mi è stato appena accennato dal loro dibattito. Bene, vi voglio dire che siamo stanchi, io soprattutto sono stanco e voglio anche allarmare a voi, insomma, che questo lanciare questo messaggio in maniera forte, l'amore vince. L'amore va sopra di tutto, l'amore fa sì che fa scalare le montagne alle persone, bisogna ricercare l'amore perché con quello che c'è l'appagamento del proprio se stesso. Io ti dico, tutti questi filosofi ben pensanti o coloro che hanno delle belle poltrone collocati, non sul mio canale perché logicamente forse andrebbero sul banale con loro stessi perché per quelle quattro cose che conosco magari difficilmente poi dopo mi rendono ridicolo a me e magari si sentono loro ridicoli, però vanno su dei palcoscenici di tutto rispetto, insomma, di grande share, di grande pubblico, vedi i Crepei, i Morelli, i Moniovadia, il Priore Bosio e poi aggiungete voi la lista perché è infinita, non voglio arrivare fino alle vette dello Stato Pontificio, di come questa cosa, della ricetta dell'amore che risolve tutto. Io vi dico, basta, buttate all'avvento, perché tutte queste persone che parlano l'amore vince, e ve lo dico col sorriso, tutto quanto, comunque sia, andate a vedere il loro 740, noterete che hanno un portafoglio abbastanza ben gonfio, quindi questo rende anche più facile, e anche più digeribile con se stesso, di parafrasare, diciamo di, no parafrasare, di sparlare o in qualche modo di lanciare questi messaggi un pochettino sempre fatti con questi sentimenti che non so dove uno vuole andare a parlare. L'amore vince per che cosa? Ma dove? In che cosa vince? Cioè mi vuoi far credere in un qualcosa perché ti hanno messo in quella poltrona perché ti rendono ricco in modo tale che le persone non si lancia il messaggio di essere dei materialisti, ma loro in fondo sono dei materialisti perché stanno lì perché aumentano il loro cachè, il loro molto portafoglio e c'è persone come avete detto nel fatto che comunque sia fa passare a chi gli ha fatto un'indagine dentro casa una piscina che lui la chiama pozzanghera e l'ha creata gli eventi atmosferici, questa pozza d'acqua, guarda caso, ma molto grande, di qualche metro larga e di altrettanti metri lunga. Son cose che ci fermano il cuore, logicamente. Non viene capito questo ben pensante, ma io so che gli attenti visitatori del mio canale sa benissimo di chi parlo. Lo potete andare a cercare anche su Google, l'uomo con la pozzanghera in casa che non sa da che cosa è stata generata. Molto probabilmente un evento atmosferico anomalo, questa no, anonima nuvoletta di Fantozzi ha creato tutto ciò, è un problema. Però lui va sì che lancia il messaggio amore vince, invece no, io ti dico in maniera tranquilla, perché del mio portafoglio me lo gonfio da me, con le mie capacità come fate voi che mi ascoltate, ok? E non con tante altre manfrine. Io dico che l'amore perde, ok? Purtroppo, in maniera tranquilla, vi farà un po' male, vi dispiacerà perché è bello. E ci riempie tutti quelli che sono gli scaffali, leggere romanzi d'amore, avvincenti, la storia romantica, la fiaba all'ultimo lieto fine, vissero felici e contenti, questo amore che trionfa in tutto, perché si aspetta sempre quello che tende la mano al malato e c'è il sorriso mentre il malato ci muore, che può essere nostro padre, nostra madre, e questo ci rende un sia che ci appaga, perché l'amore, l'amore, l'amore. No, l'amore perde, logicamente, perché è ricostrutto. Vince sempre quello che è l'egoismo di se stesso, cioè si fa le cose per sé, quello che piace a noi. Stop, logicamente. Limitiamoci a questo. Non vogliamo proiettarci nell'altro ciò che noi vogliamo che l'altro vede, che quindi noi dobbiamo mostrare qui. Quella è una forma, diciamo, di voler essere, di voler in qualche modo scalare qualcosa che è circostanzialmente a livello esistenziale non è possibile, ok?
Non ho capito. Tutto qua, insomma. L'animale non si chiede perché è animale. L'uomo perché si deve chiedere di essere l'uomo e non gli basta, ma vuole essere qualcosa di più, di qualcosa di ultraterreno, di qualcosa che trascende da se stesso, di ciò che è le sue mani, i suoi piedi, le sue gambe, le sue braccia, i due occhi, i due occhi. Stop, siamo ciò, tutto questo, che poi queste parole che vi ho detto è qualcosa che lo stesso uomo si è dato, che tra 20 anni, 100 anni, 1000 anni, magari gli occhi li chiameremo chiavi, li chiameremo porte. Questo è tutto un codice con cui parlare, però non cerchiamo di poi di trasportare, di trascendere quello che umanamente, fisicamente possiamo descrivere, trasportando che poi noi abbiamo un senso, capito, nel nostro pensare, a livello immaginario, possiamo trascendere che qualcosa c'è di fuori umano, cioè l'amore, qualcosa che trasporta il nostro pathos, il nostro sentire, che ci porta ad essere sopra degli eroi con se stessi, cioè delle persone che a momenti di San Francesco ci fa un baffo con il suo cantico delle creature. Ragazzi, l'amore perde. Parliamo di quello che parla qualsiasi persona. Ci cibiamo del nostro pane perché il nostro stomaco deve riempirsi di cibo. Abbiamo, diciamo, a livello materiale bisogno di ottico per sapere dove camminare, abbiamo bisogno di un posto di dove defecare, ve l'ho fatto anche vedere, e questo è, ok? Però io ve l'ho detto anche, il defecare per me è proprio questo, di sentire questi opinionisti crepè perché hanno le grandi poltrone. Allora cerchiamo di mobilitarci attraverso anche quello che è il messaggio che mandano nel canale, di dire basta con i ridicoli, ragazzi. Rifiutiamoli almeno. Siamo in grado, diamo interesse a noi stessi veramente e voler essere rispettati e non presi per il culo, voglio dire. Diciamo le cose come stanno, ok? E se poi c'è un dibattito o c'è una controrisposta, io l'aspetto sulla mia opinione, sul mio dibattito, l'aspetto e con coraggio vi risponderò. E chi ha ragione, logicamente. E chi mostra uno spiccato senso che comunque sia c'è una controrisposta a tutto ciò, a livello però me la deve constatare a livello scientifico, ve la spiego, ok? Ma trascendere tutto ciò per me non esiste, quindi l'amore perde, ok? Mi dispiace se voi vi siete fatti abbindolare da chi avete detto sempre amore vince e vi ha creato le favolette da Cupido, di lanciare le frecce d'amore o innamorarti di Giulietta e Romeo o di Robin Hood o di quanti altri personaggi storici di cui l'amore le han fatto un caposaldo di tutto quello che era la sua a livello di vita esistenziale. Io avrei voluto vedere concretamente chi era sto Robin Hood. Io conosco Crepè, conosco Morelli, conosco questi del papato, conosco tanti altri ben pensanti che stanno nelle poltrone e via dicendo, Bosio e tanti, tanti. Adesso non me li voglio allungare perché sono tanta la lista. Comunque l'amore vince, c'è cioè, tutto da Don Mazzi a quello che è la tribuna della Mara Venier, che ne fa sempre un palco. Questo che voglio dire, ragazzi, e voglio dire la vostra: l'amore perde, ragazzi, e io lo dico con sorriso perché so i limiti miei esistenziali. Non mi credo un padre eterno, ragazzi, tranquillamente, anzi, tutt'altro, voglio dire, purtroppo. Arrivederci.